Eccomi qui Pino. Pino, sì, ciao. Sì, ciao. Sono andato a prendere la telecamera come eravamo d'accordo. Ti ho convinto in qualche maniera di fare il filmato con me, ma c'è anche un motivo. Allora, vuoi presentarti, vuoi dire due parole su di te? Io conosco la tua famiglia un po'. Di. Io mi chiamo Giuseppe Tavaglino, che poi comunemente ti faccio chiamare Pino. Sì. Il mio nome di battaglia, lo pseudonimo, è Excalibur. Certo. Che ormai dall'età dei 18 anni l'ho sempre tenuto con me. In questa tua veste di appassionato. Appassionato. Perché sei l'unico della tua famiglia che è come me appassionato. Appassionato solamente, esclusivamente, solo nella di enigmistica, la voglia di poter risolvere, di poter creare soprattutto. Certo. Perché la mia parte principale è proprio quella della creazione. Esatto, i tuoi due fratelli lavorano come mestiere, fanno l'enigmistica. Esatto, fanno proprio come mestiere, vivono. Certo. Come, esatto. Però noi, io e te, ci divertiamo. Noi ci divertiamo proprio, certo. Nel senso che la prendiamo dalla parte, diciamo, goliardica. Goliardica. E adesso io e te siamo nemici in questo momento, non ti aspettavi questa frase, perché purtroppo nel campionato di composizione, purtroppo per me, ma bene per te, tu sei arrivato primo con questo gioco. Esatto. Questo mese hai composto un gioco veramente degno di nota. Io non l'ho ancora risolto, quindi non dirmi perché mi rovini la soddisfazione. E soprattutto perché io e te facciamo la gara di soluzione. Esatto. Io non devo sapere, esatto. Più che altro non me la dirai. Però hai fatto un altro gioco che, esatto, quello sai che io l'ho risolto, quindi possiamo filmare. Sì, ecco, certo. Vedo che sei più prolifico di me. A me hanno pubblicato un gioco solo. E a te ne hanno pubblicati di più, e allora abbiamo anche la scelta. Okay. Allora adesso lo troverai. Eccolo qua. Eccoci. Allora era un indovinello, mi sembra. Un indovinello, dove, sì. Scusa, mostrami col dito. È il 132. Ah, eccolo qui. Allora, indovinello, vuoi leggere il titolo? Sì. Allora, il titolo è Le donne della mafia. Ok, questo è il titolo che, ripetiamo, scusa, forse qualcuno non lo sa dei nostri ascoltatori. Sì, questa è praticamente la parte espositiva, no? Che riepiloga, diciamo, tutto il contenuto, no? Sì, questo è il titolo, quindi. Esatto. Però il titolo è fuorviante, nel senso che noi dovremmo trovare un altro titolo. È chiaro che si basa tutto poi sul capire i vari bisensi che sono contenuti all'interno. E che tu hai seminato, perché è seminato proprio perché esatto, perché chi, dopo, quando sapremo la soluzione, vedremo che il termine è corretto. Hai seminato nel gioco. Allora possiamo leggerlo? Come no? Allora, il titolo è Le donne della mafia. Queste che sono a terra e anche abbacchiate, di certo finiranno sotto torchio. Le spremeranno allora ben bene e per finire vadano all'inferno. Ecco, sembra che dice che il testo dica che le vanno sotto torchio, le spremeranno, esatto, nel senso che dovranno confessare, saranno interrogate. Esatto, dovranno subire l'interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Esatto, però se c'è tutta un'altra costruzione adesso, basata sui bisensi. Sì. E ecco, quindi sono a terra, non sono, è che sono abbattute, ma no, esatto, che sono proprio a terra, sono abbacchiate. Abbacchiate perché proprio c'è l'abbacchiatura, no? Certo. Che viene utilizzata quando c'è praticamente la raccolta delle olive. Esatto, il bacchio mi sembra che si chiami, esatto, quel bastone. Anche. Esatto, proprio c'è questa bastonatura, no, per far cadere. Per far cadere. Esatto. E quindi se abbiamo immaginato che potrebbe essere la soluzione le olive, vediamo, esatto, se ci sta. Beh, è chiaro, poi nel verso successivo finiranno sotto torchio, quindi certo, vuol dire che andranno a finire nel torchio per essere, esatto, spremute, e infatti le spremeranno ben bene, perché è chiaro, col torchio tu poi fai l'operazione per certo, e poi c'è questa parte un po' particolare. Questo io non lo sapevo, l'avevo intuito, però me l'hai spiegato bene prima tu. Praticamente è l'ultima parte, no, delle olive, che va a finire in questo locale che viene descritto, definito come inferno. Esatto. E quindi l'inferno è proprio la parte ultima delle olive, no, che poi Ormai sono già diventate, esatto. Diciamo che questo è conseguenziale a tutta l'operazione iniziale. Perfetto. Che c'è stato. Vedi quanti bisensi, quante allusioni a, sì, non alle donne della mafia, ma alle olive. Chiaro, che hai seminato. Il torchio, la spremitura. Bravo. Bravo, il migliore della famiglia, soprattutto perché tu continui a divertirti, esatto, con questi nostri giochi. Poterlo
continuare a fare finché certo. Ci sarà questa voglia, chiaramente. Hai voglia quante volte ci incontreremo ai convegni e alle gare ancora? Va bene, intanto ti saluto e grazie di aver fatto il filmato con me. Grazie a te. E prossima volta lascia vincere un po' a me alle gare di composizione, ogni tanto. Perché questa è stata una sorpresa anche per me. Bene, bene. Ciao. Ciao, grazie.